Buongiorno e benvenuti a tutti. Non c'è dubbio che Google sia il motore di ricerca migliore del mondo e anche il sito più famoso del mondo. Conosci sicuramente Google, perché effettivamente noi stessi facciamo parte di Google. Beh sì, YouTube appartiene a Google, ma sono certo che ci sono comunque delle cosette che non sai su Google. Sono dei trucchi e dei segreti nascosti, delle cose che puoi cercare su Google e che ti distrarranno per forza. Allora preparati, perché nel video di oggi ti stiamo per mostrare 10 segreti e trucchi di Google che devi provare assolutamente. La sfida del mitico Breakout. Conosci Breakout? Questo vecchio gioco classico di Atari in cui dovevi tirare una pallina con l'aiuto di una barra per distruggere le cose che erano sopra. Questo gioco è un puro classico che è stato creato nel 1976 da Atari e si può giocare direttamente a partire dal motore di ricerca. Basta soltanto andare su Google e premere su immagini. Lì cerchi nelle immagini Atari Breakout e il risultato ti conduce direttamente al gioco. Mi piacerebbe proprio che tu lo facessi a casa e registrassi il tuo risultato nei commenti. Per giocare puoi usare il mouse o le frecce per non far cadere la pallina. Il gioco è semplice ma molto divertente e puoi giocare in qualsiasi momento su Google Immagini. Ancora una volta la sfida è lanciata. Quanti punti farai su Breakout di Atari? Diccelo nei commenti. Do a barrel roll. In genere a volte ci ritroviamo senza aver nulla da fare e quando arriva questo momento puoi provare a scovare i segreti di Google, come ad esempio il Do a Barrel Roll. Si tratta di qualcosa di piuttosto carino da fare su Google Chrome, ma non serve a granché. Se scrivi Do a Barrel Roll su Google succederà una cosa sorprendente. Il tuo browser farà un giro di 360 gradi, tutto qua. Dai, metti in pausa il video e scrivi Do a Barrel Roll su Google. Ti aspetto. Sei tornato? Questo looping è violento, quindi stai attento per non farti male agli occhi. L'espressione del barrel roll è il movimento che l'aereo fa quando realizza una curva a 360 gradi. Questa espressione è diventata famosa durante la Prima Guerra Mondiale e da allora è diventata famosa in alcuni videogiochi, come ad esempio sul gioco Star Fox. Quando giri la navicella si sente questa frase. Giocare con lo spinner. Ti ricordi dello spinner? Questo oggetto che metti sul dito e lo fai girare, che è diventato un oggetto famoso in tutto il mondo. Bene, lo hanno avuto praticamente tutti. Se non lo hai avuto, conosci sicuramente qualcuno che lo possedeva. E certo, molto rapidamente è diventato famoso su YouTube, poi è diventato un fenomeno di moda ovunque. Questo giocattolino era talmente incredibile che persino Google ha deciso di lanciare il proprio spinner. È semplicissimo, basta andare su Google e scrivere spinner, e in quel momento Google ti consentirà di giocare con uno spinner virtuale. È meglio giocare virtualmente invece di spendere denaro per averne uno, visto che comunque gira nello stesso modo. Tutto storto. Oltre a far girare lo schermo del browser, un'altra cosa da fare quando ti annoi su Google è quella di lasciare il tuo browser tutto storto. Per realizzare questo trucco non c'è nessun mistero, basta andare su Google e scrivere Ask You sul motore di ricerca. Dopodiché il sito rimarrà un po' in corsivo, un grande segreto che non cambierà nulla nella tua vita, ma è comunque carino da fare. Verso degli animali. Ti sei già chiesto qual è il verso che fa un determinato animale? Il cane sappiamo che fa bau, la mucca fa mu, il gatto fa miau, ma la zebra e la foca? Tu lo sai? Pensando a ciò, Google ha deciso di mettere i versi degli animali sul proprio sito. Per questo ti basterà aprire il tuo navigatore su Google e scrivere in inglese, chiedendo qual è il verso che fa l'animale. Per esempio, qual è il verso che fa la zebra? O in inglese, what's the sound that the zebra does? Ci sono molti animali, zebra, coniglio, pecora, pollo e scimmia. Andiamo a vedere quello della zebra. Ora ascoltiamo quello del coniglio. Pecora, pollo, antilope, ci sono quasi tutti gli animali. Basta cercare in inglese o cercare per animale e apparirà il nome di tutto il resto. Bene, non abbiamo trovato quello della giraffa e della volpe, ma ci devono essere altri animali che Google non ha incluso. Zergrush. Ora parliamo di un altro giochetto nascosto all'interno di Google, e questo è molto difficile. Quando scrivi Zergrush su Google, molte lettere O del proprio Google appariranno per provare a cancellare i tuoi link, e il tuo obiettivo sarà ovviamente di cliccare su quelle lettere per ucciderle. Ciò sembra abbastanza semplice, ma ti assicuro che questo è molto difficile. Ti sfido ad uccidere tutte le lettere O di Google che verranno, divertendosi a cancellare i tuoi link di ricerca. Ne ho eliminate due, tre, ora iniziano a venire dai lati, mamma mia, iniziano anche a venire dal basso.
provaci e mandaci uno screenshot, oppure puoi scrivere il tuo risultato nei commenti, senza barare. Alla fine del gioco, quando perdi, le lettere O formano Double G, che significa Good Game, in riferimento al gioco di StarCraft di Blizzard. Voglio vederti fare più di 100 punti a questo giochetto. Giocare a Pac-Man. Continuando a dirti delle cose che puoi fare per perdere tempo su Google, sapevi che puoi giocarci al mitico gioco Pac-Man? Per rendere omaggio al 30° compleanno di Pac-Man nel 2010, Google ha messo sulla sua pagina principale il gioco classico Pac-Man per far giocare le persone. E ciò è stato un tale successo che Google ha lasciato questo gioco online disponibile ancora tutt'oggi. Basta cercare Pac-Man Doodle sul motore di ricerca e cliccare sull'immagine che apparirà con la frase Play Pac-Man Doodle. Gravità zero. Ora parliamo di un altro segreto che non è di Google, ma è possibile accederci via Google. Parliamo del segreto della gravità zero. Se cerchi Google Gravity e clicchi sul primo link, avrai la sensazione di poter giocare con la gravità di Google. Allora proviamo! Google Sphere. Un'altra cosa che puoi cercare a partire dal tasto Mi sento fortunato è il segreto del ballo della sfera. Basta scrivere Google Sphere e cliccare sul tasto Mi sento fortunato e via, si gira. Questa è una sorpresa anche per noi. Muoviamo il mouse e tutto si trasforma improvvisamente in sfera. Cercare su Google usando la mente. Ora arriviamo al segreto più impressionante, più di tutti quelli che Google ha già sviluppato. Si tratta di uno strumento molto tecnologico ed incredibile. È in grado di realizzare la tua ricerca senza che tu abbia bisogno di scrivere né di parlare. Il sito legge la tua mente, scopre ciò a cui stai pensando e fa la ricerca per te. È così, molto semplice. Per farlo, basta che tu scriva Google Mentalplex e clicchi sul tasto Mi sento fortunato. Quando hai cliccato su Mi sento fortunato, non scrivere più nulla. Sotto troverai qualche istruzione in inglese, ma basta che tu faccia questo. C'è un cerchio rosso e blu che gira. Se indossi degli occhiali e un cappellino, togli gli occhiali e il cappellino e guarda il cerchio attentamente. Pensa alla parola che vuoi cercare e continua a guardare attentamente il cerchio e non muovere la testa. Dopo aver fatto ciò, concentrati su quello che vuoi cercare davvero e verrà fatto. Basta cliccare sul cerchio e farà la ricerca mentale per te. Fallo a casa tua, non parlarne a nessuno. Pensa a qualcosa, guarda il cerchio e poi clicca. E scrivici il risultato di quella ricerca nel posto previsto per i commenti. Trova Chuck Norris. Chuck Norris è un po' l'eroe della nostra generazione e lo capiamo perfettamente visto che gli uomini con la barba sono sempre stati temuti e rispettati. Basta vedere Babbo Natale, Gesù oppure Gandalf per rendersene conto. Sì, ma Chuck Norris è anche un tizio inquietante che fa paura a tutti, persino ai più potenti. La dimostrazione? Persino Google non cercherà Chuck Norris. Sì, anche se non serve a nulla cercare informazioni a suo riguardo visto che nessuno cerca Chuck Norris. Fatalmente sarà lui a trovarti. Se non mi credi, allora basta scrivere Trova Chuck Norris nel motore e cliccare sul tasto Mi sento fortunato per rendertene conto. Dai, fallo ora. Troverai questo. Google non cercherà Chuck Norris perché sa che nessuno può trovare Chuck Norris. Sarà lui a trovarti. Suggerimento, corri prima che ti trovi. Prova con un'altra persona. Eh sì, persino Google non scherza con lui. Erano 10 segreti e trucchi di Google che devi provare assolutamente. Quale di questi trucchi ti ha impressionato di più? Diccelo nei commenti. Aspetta, ho un piccolo bonus per te. Google è stato creato negli Stati Uniti il 4 settembre 1998 da Larry Page e Sergey Brin. In qualche anno Google è diventato il motore di ricerca più usato del mondo. Censisce oltre 8 miliardi di pagine web tradotte in 35 lingue e 1 miliardo di immagini. A presto! Gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna?